prima sala ci presenta quel che è l'avvento del turismo e la scoperta delle Dolomiti, l'abbiamo voluta chiamare così, proprio perché effettivamente è stato un processo abbastanza lungo, già iniziato con la fine dell'Ottocento, insomma, quando la valle è stata scoperta, ma scoperta inizialmente dagli studiosi, quindi dai geologi, dai botanici, in realtà anche prima, quindi già dal 1750, così. Solo grazie ai loro racconti, in particolare anche ai racconti, magari alle leggende di Carl Felix Wolff, che il mito delle Dolomiti e dei cosiddetti Monti Pallidi si è un po' alla volta costruito. Ed è grazie a loro che insomma sono sorti anche appunto in Valle di Fassa le prime infrastrutture, diremo adesso, cioè si è passati dalle prime locande a dei veri e propri alberghi, insomma un po' alla volta. E tutto questo ovviamente nel corso degli anni, tenendo anche presente diciamo, le due interruzioni legate alle guerre, hanno in qualche modo cambiato completamente il volto della valle che ora vive, insomma, di turismo. In questo secolo appunto sono nati anche i due mestieri che poi sono più legati al turismo, ovvero le guide alpine, anche perché è nato prima il turismo estivo rispetto a quello invernale, e poi anche appunto i maestri di sci. Negli ultimi anni, negli ultimi 20-30 anni, poi c'è stata, come un po' dappertutto, anche la riscoperta di quelli che sono i valori tradizionali e anche la riscoperta o comunque una maggiore consapevolezza e tutela anche del ladino. E qui abbiamo voluto mettere una serie di abiti tradizionali che partono da quelli più antichi, quando non erano ancora abiti tradizionali, ma erano i vestiti della festa, siamo nel 1700, per poi diventare un po' alla volta costumi tradizionali, passando in questo caso da uno dei primi vestiti di una vivandiera, cioè di una delle ragazzine che accompagnava la banda, in particolare la banda di Moena, e questo è un costume originale dell'inizio del Novecento, per poi arrivare a quello che è l'abito tradizionale del giorno d'oggi, che è comunque diviso, tra virgolette, nel senso che abbiamo quello che è veramente una divisa, una mondura, diciamo noi, dei gruppi folcloristici piuttosto che della banda, ma comunque molti privati, molte soprattutto donne in realtà, conservano gelosamente il proprio vestito tradizionale, magari tramandato dalla mamma o dalla nonna addirittura, e quindi hanno anche delle particolarità. I modelli essenzialmente sono due, abbiamo quello più antico, che ha il corpino aperto, stringato, che è una derivazione dal 1700, il guanta all'antica viene chiamato, mentre invece il modello più nuovo è quello che è stato poi chiamato guanta alla fasciana, che è caratterizzato dal corpino che ormai è chiuso e spesso e volentieri è velluto, anche in stoffa, ma comunque ricamata. Per il resto, appunto, vedete che l'abito si compone anche di tutta una serie di ornamenti, dal corallo alle catenelle d'argento, anche magari agli orecchini che sui nostri manichini non hanno potuto vederli. E in realtà ogni paese ha delle particolarità, quindi un occhio attento riesce anche a distinguere le differenze o le provenienze delle signore da un paese all'altro.